Jannik Sinner ha scritto un'altra pagina storica del tennis, aggiudicandosi il suo settimo titolo stagionale, battendo in due set Novak Djokovic nella finale del Masters 1000 di Shanghai. Prima di continuare, ricordati di iscriverti al canale. Questo successo non solo conferma l'incredibile ascesa del giovane talento italiano, ma sancisce un passaggio generazionale che sta trasformando profondamente il panorama del tennis internazionale. Djokovic, uno dei più grandi di sempre, non ha potuto fare altro che riconoscere la superiorità di Sinner in questo momento, definendolo il suo erede naturale. Il campione serbo, con umiltà e rispetto, ha elogiato il miglioramento di Sinner, sottolineando come il suo servizio sia diventato un'arma potente e la sua capacità di togliere tempo all'avversario lo renda un giocatore temibile su qualsiasi superficie. Ovviamente faccio tutte le mie congratulazioni a Jannik. È stato troppo bravo per me oggi. Il titolo che ha vinto è stato meritato. Mi congratulo anche con il suo team. Parole che risuonano come un'investitura ufficiale da parte del tennista più vincente della storia, che ha visto in Sinner le stesse caratteristiche che lo hanno reso un'icona mondiale. Velocità, pressione costante e grande solidità mentale. Djokovic, alla ricerca del suo centesimo titolo, ha dovuto inchinarsi al talento emergente, ma ha chiarito che questo obiettivo, seppur importante, non è più una questione di vita o di morte, visto che i traguardi principali della sua carriera li ha già raggiunti, inclusa la medaglia d'oro olimpica conquistata quest'anno. Sei d'accordo con Djokovic? Pensi che Jannik Sinner sia il vero erede dei grandi campioni come Federer, Nadal e Djokovic? Siamo curiosi di sapere cosa ne pensate. Scrivete nei commenti la vostra opinione su questa sfida generazionale e se credete che Sinner possa dominare il circuito per gli anni a venire. È stata una partita molto dura, ovviamente. Giocare contro Novak è una delle sfide più difficili che abbiamo. Sono molto contento di come ho gestito la situazione, ha detto ancora Sinner. Stava servendo alla grande nel primo set, non riuscivo a trovare un modo per strappargli il break. Ho giocato un ottimo tie break che mi ha dato fiducia per iniziare bene nel secondo set. Per Sinner è comunque difficile trovare qualcosa da dire sulla partita di Djokovic perché non ha punti deboli. Devi cercare di sfruttare le piccole possibilità che ti concede, ma non sono molte durante la partita. È una leggenda del nostro sport. È molto difficile giocare contro di lui, quindi sono molto felice. Il successo di Sinner contro Djokovic non è solo il trionfo di un singolo match, ma rappresenta un cambiamento profondo nel tennis mondiale. Personalmente, sono convinto che stiamo assistendo all'inizio di una nuova era. Sinner ha dimostrato di possedere tutte le qualità necessarie per diventare un leader indiscusso nel circuito: potenza, precisione, velocità e soprattutto una mentalità da campione. Queste caratteristiche lo rendono un vero incubo per gli avversari e lo portano sempre più vicino ai giganti del passato. È affascinante vedere come il giovane talento italiano stia riscrivendo le regole del gioco, tenendo testa e superando i mostri sacri del tennis. Il gossip attorno alla presenza di Roger Federer e Carlos Alcaraz fianco a fianco durante la finale ha aggiunto ulteriore fascino all'evento, creando una cornice spettacolare che ha reso questa vittoria ancora più significativa. Un segnale che la nuova generazione è pronta a prendere il posto dei grandi campioni del passato, aprendo un nuovo capitolo nelle notizie internazionali di sport. Sei pronto a vivere questa nuova era del tennis? Resta con noi per tutte le ultime notizie di attualità, gossip sportivo e notizie virali dal mondo dello sport internazionale. Iscriviti al nostro canale per non perderti nemmeno un aggiornamento su Sinner, Djokovic e le future sfide tra campioni. Metti mi piace e continua a seguirci. Grazie.